Ciao a tutti qua dal Pirata. Allora, è domenica, qua siamo un paese turistico, ci sarebbe anche il pane, ormai sono quasi le 10, non si riesce a dormire. Allora, perché sapete che io lavoro la notte, allora ho del lievito rapido, questo qua, quello che uso per la focaccia veronese, quella dolce, quasi 1 chilo di farina, e ho pensato di fare una specie. Siccome ho della soppressa, del salame, del prosciutto crudo da mangiare a mezzogiorno, ho pensato di fare una specie di focaccia alla genovese, una pizza romana, pizza bianca romana, una roba simile, insomma, però rapidissima. Procediamo. Prima di tutto verso la farina nella planetaria. Adesso metto il sale e metto il lievito rapido. Verso i 2 cucchiaini di sale. Tanto poi metteremo un po' di sale in superficie, anche perché mi sa che ho finito anche il sale fine. Ho solo sale grosso, devo macinarlo. Stamattina veramente abbiamo finito tutto, domani bisogna andare a fare la spesa. Allora, versiamo, sono 1 chilo per cui vanno tutte e due le bustine, e le versiamo entrambe. Bene. Prima di versare i liquidi, però, gli diamo una mescolata. Un cucchiaino di zucchero, in questo caso un cucchiaino di zucchero di canna. E poi potremo mescolare con l'acqua. Io ci aggiungo anche dell'olio di oliva. Un mezzo bicchiere di olio di oliva e quasi mezzo litro d'acqua, un pochino meno. Poi eventualmente si può sempre aggiungere. Bene, e facciamo lavorare la planetaria. Accendo il forno a 50 gradi e lo lascio scaldare 2 minuti, o altrimenti basta la luce del forno. Fatalità, io ho anche la lampadina bruciata. Faremo lievitare dentro. Di solito faccio lievitare almeno un'ora, però siccome vuole essere proprio una cosa veloce e la voglio bassa, non la voglio molto lievitata, e questo lievito, come avete visto, lo usiamo rapido, quindi subito. Potremmo già infornarla. La faccio lievitare 10 minuti, un quarto d'ora, la stendo, la metto dentro il forno 10 minuti a 50 gradi e poi la condiamo e la cuociamo. Divido l'impasto in due e poi lo stendo. Lo stendiamo sulla carta forno. Ovviamente ho l'altra metà da stendere qua. Nel frattempo metto e spengo che è già tiepido il forno. È giusto il tempo di lavare la ciotola della planetaria, quindi vedete non hanno lievitato. Appena appena
appena vedete che comincia un pochino, lievito, a fare qualche cosina. Mettiamo il forno a manetta, 200 gradi, comunque lo butto a 250, che così sale un po' più in fretta. E adesso la condiamo. Praticamente facciamo dei fori con le dita, in questa maniera. Andrebbe fatto poi una salamoia con acqua, olio, ed è quello che andiamo a fare. Versiamo olio, 3-4 cucchiai di olio, insomma, adesso vedete voi. Poi anche qua le cose vanno fatte sempre a gusto. Aggiungiamo dell'acqua, non tanta, così va bene, un paio di cucchiai d'acqua, e poi aggiungiamo del sale grosso. Fate 4-5 cucchiaini di sale grosso. Io faccio sempre a occhio perché ormai sono anni. Di solito non la faccio così rapida, eh. Sono curioso di vedere come viene. Allora, ripristiniamo un po' i buchi. Vedete che sta cominciando ad alzarsi, a lievitare un po'. È un lievito rapido per l'appunto. Ripristiniamo un po' i fori e poi, mescolando un po' per raccattare su un po' di sale, un po' di coso, o altrimenti potete fare anche che il sale lo aggiungete dopo, cioè buttate poi su, mettete la salamoia di acqua e olio senza il sale, poi buttate su dei granelli, spargete i granelli di sale grosso sulla superficie. Facciamo anche l'altra, vediamo come viene. Bene. Adesso è pronta per essere infornata. Aspettiamo che il forno salga in temperatura e ci siamo. Il forno è in temperatura, le inforniamo. Voi conoscete bene il vostro forno, perché ogni forno comunque 15-20 minuti a secondo del forno. Tenetela d'occhio, quando vedete che è dorata sopra, generalmente è pronta. Ricette di solito da fare d'inverno, perché accendere il forno adesso che fa già caldo, però stamattina è una mattina un po' arieggiata e quindi ne approfittiamo. E poi prendere l'auto, c'è un traffico, prendere anche il motorino, c'è un traffico, andare a prendere un po' di pane, almeno così abbiamo qualcosa di genuino e fresco. Con la prima appena estratta dal forno, vedete che se la lascio di più tenderà a seccare, quindi è meglio tirarla fuori adesso, e adesso estraiamo anche la seconda. Ecco l'altra pronta. Se la volete mantenere più saporita e morbida, adesso finché è calda potete mettere un goccino di olio di oliva, ma ovviamente diventa più grassa, più utilizzabile come focaccia vera e propria, focaccia salata, ovviamente un po' meno come pane. Eccole qua, pronte da assaggiare e da mangiare. Mangiamone un pezzettino. Uno spettacolo. Bene, abbiamo visto anche come fare una focaccia salata veloce veloce, e più il tempo della cottura, scusate. Ho visto come fare una focaccia salata veloce veloce, più il tempo della cottura che della preparazione, soprattutto se avete la planetaria, ma potete anche mescolarla a mano. Per questa ricettina
così al volo, proprio inventata al volo, ma molto buona, ve lo posso garantire. Adesso vado a mangiarne un altro pezzettino. Iscrivetevi al canale, mettete like, condividete il video sui vostri social. Ci vediamo un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.